Salve ragazzi, eccoci tornati in Adobe Premiere Pro. Abbiamo già visto come muoverci all'interno delle varie finestre, delle schermate e dei monitor. Ora in questo video andiamo a vedere come montare effettivamente una sequenza. Abbiamo due modi di montare il video. Uno più professionale e uno, diciamo, più veloce. Quello più professionale sfrutta in maniera coerente le varie schermate. Ad esempio, se noi andiamo a cliccare due volte in un video, si evidenzierà la schermata sorgente. In questo caso, nella schermata sorgente, abbiamo il cursore che ci permette di muoverci all'interno del video. Stiamo parlando qui del video grezzo iniziale, cioè il video che noi abbiamo importato nel progetto. Ora noi dobbiamo portare questo video nella timeline in modo da ottenere la sequenza su cui poter lavorare. Il primo modo è quello di lavorare prima sulla sorgente, quindi sul video grezzo, in modo da ottenere diversi pezzi che poi andranno inseriti all'interno della timeline e quindi già nella sequenza avremo i vari video spezzettati. Ad esempio, noi vogliamo iniziare da questo punto. Per muoverci all'interno del video, quindi possiamo utilizzare la barra spaziatrice e per stoppare nuovamente la barra spaziatrice. Possiamo muoverci per singolo fotogramma premendo il tasto freccia avanti di un singolo fotogramma o il tasto freccia indietro per muoverci all'indietro di un singolo fotogramma. Se teniamo premuto contemporaneamente il tasto shift e freccia avanti, ci muoveremo di 5 fotogrammi. Se premiamo il tasto shift e freccia indietro, ci muoveremo indietro di 5 fotogrammi. Un altro modo di muoversi più velocemente è durante la riproduzione. Premiamo spazio e vogliamo muoverci mentre il video è in esecuzione, possiamo muoverci premendo il tasto L. Se lo premiamo più volte andremo più veloci. Per stoppare possiamo premere il tasto K. Viceversa, se vogliamo muoverci indietro possiamo premere J e il video si attiverà muovendosi all'indietro. Possiamo velocizzarlo premendo più volte il tasto J e andrà sempre più veloce. Per bloccare il tutto premiamo il tasto K. Quindi ci possiamo muovere anche senza utilizzare il mouse. Queste sono particolari scorciatoie da tastiera. Mettiamo caso che noi vogliamo ritagliare una clip che inizi da questo punto. Andremo a premere il tasto I nella tastiera, ovvero in. Poi ad esempio ci vogliamo spostare in un certo punto qui. Andremo a premere il tasto O, out. Abbiamo ottenuto un range evidenziato che indicherà il frammento che poi noi andremo a trasportare nella nostra timeline. E come possiamo fare? Premere questo tasto, vedremo che verrà inserito nella timeline, o la scorciatoia di tastiera equivalente alla virgola. Possiamo muoverci all'interno di questo frammento premendo il tasto vai a stacco e vai ad attacco, quindi vai a in e vai out, o anche col tasto shift I e shift O, e quindi avremo inserito il nostro video già preformato, quindi già spezzettato, lasciando tutta la scrematura iniziale da parte all'interno del progetto, quindi nel file grezzo. Possiamo scegliere di visualizzare il video a un quarto, a un mezzo, a un ottavo, a un sedicesimo o alla massima qualità. Se avete un computer potentissimo potete lasciarlo alla massima qualità. Se avete un computer meno performante vi consiglio di metterlo a un quarto, tanto alla fine la qualità che vedrete, quindi più compressa, non è utile ai fini del video finale. Un altro modo è quello di utilizzare il monitor programma. Una volta che il video è stato portato all'interno della timeline, ovvero quello che abbiamo importato inizialmente, e quindi non c'è quella scrematura, quel taglio che abbiamo effettuato nel monitor sorgente, per ovviare vi sono altri metodi. Ad esempio, vogliamo eliminare tutto quello che si trova a sinistra di questo marcatore azzurro, quindi in tutta questa zona, possiamo premere il tasto Q ed effettuerà un taglio di tutto quello che si trova a sinistra del nostro marcatore azzurro. A sua volta possiamo fare la stessa cosa premendo il tasto W, che eliminerà direttamente tutto quello che si trova alla destra della nostra sequenza. Vi ricordo che per tornare indietro dovete utilizzare il tasto CTRL più Z, o per ritornare avanti CTRL ALT più Z. Andate al cambiamento immediatamente successivo. Una cosa molto importante è prendere un po' di dimestichezza con gli utilizzi da tastiera o da mouse, che a volte possono velocizzare di molto il vostro lavoro. Quello che ci viene in aiuto all'interno della timeline è questa barra verticale con svariati tool o strumenti. Sul primo cliccheremo sul puntatore normale, ci permette di muoversi all'interno della timeline, che ci permette ad esempio di selezionarla, di spostare il marcatore. Nel caso che il video è tagliato in vari spezzoni, premendo questo tasto noi andremo a selezionare tutto quello che va da queste due freccette verso destra. Invece premendo quello inferiore o premendo il tasto A andremo a selezionare tutto quello che va da queste freccette verso sinistra. Premendo questo tasto con due freccette o il tasto B da tastiera, in questo caso noi potremmo aumentare o ridurre la dimensione di un video trascinando quelli che si trovano immediatamente adiacenti. Questo video lo vogliamo allargare, quindi lo allarghiamo senza però lasciare spazi vuoti, ovvero di trascinare tutto quello che si trova alla sua sinistra o alla sua destra. Infatti se noi andremo a farlo con il normale puntatore vedremo che rimarrà uno spazio vuoto. Lasciamo solo due clip e le evidenziamo con un marcatore in e out.
andiamo a selezionare lo strumento o utilizzando il tasto N da tastiera, posizionandoci nel taglio tra queste due clip, vedremo che spostandoci a destra o a sinistra il quadro complessivo, ovvero la durata complessiva delle due clip, rimane inalterata, mentre noi andremo a ridurre o la clip di destra o quella di sinistra senza compromettere il tempo finale totale delle due clip. Ad esempio, se questo video dura 3 minuti, noi ci possiamo muovere all'interno di queste clip riducendo il primo video a 1 minuto e l'altro a 2, o aumentando a 2 il primo video e il secondo a 1, ma il tempo finale rimane inalterato. Questo strumento, che può essere selezionato sempre dal mouse o utilizzando il tasto R, ci permette di ridurre o aumentare la clip, ma in questo caso allungando la clip l'andremo a rallentare, mentre riducendo la clip possiamo creare una sorta di timelapse video. Poi abbiamo lo strumento lametta, che può essere selezionato dal mouse o premendo il tasto C, e ci permette di effettuare i cosiddetti tagli, però una volta selezionato verrà mantenuto sempre. Quindi per tornare al normale puntatore possiamo premere o il tasto V o il puntatore in questo tool. Esiste anche un altro modo per tagliare velocemente senza passare dallo strumento lametta, ed è quello di premere il tasto CTRL più K. Un'altra cosa importante è lo strumento pen, che si può selezionare anche premendo il tasto P su tastiera. Se noi ad esempio vogliamo regolare l'audio creando degli aumenti o delle riduzioni, e posizionandoci nel file audio potremmo creare dei punti o dei keyframe. L'audio vogliamo che si riduce, vogliamo che aumenta. Nel caso che voi andate a cancellare una clip all'interno di una sequenza, vedete che rimane uno spazio vuoto, e quindi a mano dovete riportare tutto al posto giusto. Ma se voi direttamente premete il tasto Shift Cance, vedete che il video verrà eliminato e di conseguenza i due video verranno agganciati automaticamente alla sequenza, in modo da evitare perdite di tempo nello spostare entrambi i video. Quando avete un numero elevato di clip all'interno della sequenza e avete degli spazi vuoti e volete individuarli, potete andare su Sequenza, Vai a Spazio, Successivo nella sequenza o Successivo nella traccia. Successivo nella sequenza significa che lo spazio immediatamente successivo nella sequenza è questo qua, e abbiamo individuato il primo spazio. Possiamo continuare con Sequenza, Vai a Spazio, Successivo nella traccia, in modo da evitare la comparsa di frame neri che possono compromettere la bontà finale del nostro video. Un altro modo per evitare di usare il mouse e quindi spostarci da una clip a un'altra all'interno di una sequenza è l'utilizzo dei tasti pagina su e pagina giù in tastiera. Pagina giù, ci muoviamo lungo le varie clip, pagina su torniamo indietro, e possiamo selezionare la clip con il tasto D. In 1, 2 ore, 3 ore di lavoro, sommando tutti questi passaggi, si può risparmiare un bel po' di tempo. Un altro modo per velocizzarvi è la personalizzazione delle funzioni a tastiera, ovvero andate in modifica, scelte rapide da tastiera, e qui selezionare le funzioni che volete collocare all'interno di un particolare tasto. Ad esempio, si va a ricercare il nome della funzione particolare a cui si vuole cambiare la posizione. In questo caso sovrascrivi. Cliccando su sovrascrivi, vedete che il tasto più corrisponderà a sovrascrivi. Vi posizionate al lato e andate a inserire la particolare lettera a cui volete indicare la destinazione. Una funzione importantissima che vi ho elencato nel video precedente era la funzione ingrandisci o ripristina riquadro sotto il cursore. Questa funzione l'ho posizionata nella E accentata, ci permette di posizionarci su un riquadro. Tasto E andrà a ingrandire in modo da poter lavorare localmente in quella zona a schermo ampio. Ripremendo il tasto ritorniamo alla modalità schermo piccolo. Ok ragazzi, ho cercato in questo secondo video di darvi più informazioni possibili per un corretto editing in maniera super fast e super furious, in modo da effettuare un montaggio il più veloce possibile, soprattutto con le scorciatoie da tastiera. Utilizzerete il meno possibile il mouse e ne guadagnerete in futuro come tempistica. Spero di essere stato chiaro e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Salvus Wallace.